giornata e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua signore e signori, dopo che l'ultima volta siamo entrati incredibilmente all'interno di una balena, la balena Humphrey, alla ricerca di Dulcinea, ragazzi, perché i ragazzi appunto temono che possa combinare un qualche guaio e quindi siamo andati alla sua ricerca. Il punto è che lei stava cercando di fabbricarsi un nuovo pretendente, fatto sta che non è stata contenta del risultato e sembra essersene andata, e quindi adesso penso che dovremmo riuscire a trovarla in qualche modo. La cosa preoccupante, e che a me personalmente ragazzi appunto fa preoccupare parecchio, è che i ragazzi sembrano davvero non riuscire più a ricordare completamente Basil. Questa cosa mi spaventa un poco. L'ultima volta appunto ragazzi eravamo arrivati qui, siamo riusciti a trovare questo picnic e quindi direi appunto di non cincischiare troppo. Allora, qua c'è un'altra zattera, però comunque possiamo anche andare di qua. Questo? Noi Humphrey nel settore di Medusa siamo il meglio del meglio e ne andiamo fieri. Il meglio del meglio del meglio, signore! E che qua ci sono diversi attracchi, ragazzi. Quindi, cioè, ci sono varie zone in cui si può andare. Questa, ragazzi, sembra una piattaforma pensata apposta per Kel. Quindi proviamo... Ok, a colpire quell'affare, il quale ci ha appunto aperto una porta, il che credo sia positivo ovviamente, per cui torniamo indietro, forse era necessario per poter passare dall'altra parte con la zattera. Ecco, io pensavo che queste bolle qua non fossero pericolose, invece ci ha attaccato così, con molta cattiveria. Ma non ci facciamo intimidire, infatti noi continuiamo di qua. Di qua appunto c'è l'attracco, ragazzi, forse per rendere più veloce l'arrivo al picnic, non saprei. Fatto sta che possiamo attraccare anche qua, ovviamente. Attracchiamo, vediamo cosa nasconde questa anguria. Un bel cheeseburger, va bene, non disdegniamo. Qua c'è un'altra possibilità di attracco. Qua sotto immagino che ce ne sarà un'altra, ma non possiamo passare. State facendo una nuotata anche io. Allora, questo ragazzi non ci fa passare, quindi di qua comunque mi sa che non possiamo andare. Qua c'è una cascata e non ci resta che attraccare qui ed entrare in questa porta. Ok, cosa sta per succedere? Wow, guardate che piante incredibili. Kel sempre super curioso. Basil? La pianta di basilico, dico. Ah, Basil, giustamente. Oh, com'è carina. Però mi ricorda qualcosa. Ma non riesco a inquadrare cosa. Non è che ti ricorda proprio la testa di Basil, perché aveva i capelli un pochettino così, un pochettino fluenti. Allora, intanto continuiamo a guardarci intorno, ragazzi. Sempre lingua che non conosciamo. Io continuo, come sempre, a cercare, ragazzi, di guardarmi intorno. Fatto sta che qua è pieno di nemici. E visto che mi ci trovavo, come sempre, ragazzi, ho fatto anche quest'altra battaglia. Intanto sto continuando comunque ad accumulare punti esperienza qui e là. Qui la bellezza di 3667. Obri sale a livello 32, fantastico. Così piano piano ragazzi, zitti zitti, comunque il nostro dolore lo stiamo facendo. Guarda dove metti i piedi, alcuni liquidi versati sono pericolosi per gli umani, quindi dobbiamo pure stare attenti a non calpestare sta robaccia. Dinamite? Dove minchia la dovrei usare la dinamite? Se ecco, ho approfittato anche in questo caso, altra esperienza che sempre si accumula, perfetto. Quindi saliamo un attimo di qua ragazzi, vediamo, conservita, anche in questo caso sempre super utile. Mappamondo, cioè sono particolari comunque a volte le robe che troviamo, c'è poco da dire. Ma questa è una faccia? Una strana faccia incisa sul muro, non è chiaro cosa rappresenti. Vabbè, in ogni caso molto inquietante direi. Ma se i miei calcoli leggere rende intelligenti, davvero, lo dovevi calcolare, fantastico. Allora, quest'altro che ci dice, ah sì, il mio capolavoro, Hon Hon. Complimentissimi per il disegno, è veramente bellissimo. Allora, qua sopra sembra esserci, ragazzi, una piattaforma pensata apposta per Kel, per cui mandiamola avanti e vediamo cosa possiamo colpire. Questo di sicuro servirà, perfetto, ad aprirci una porta.
rotta, ma per quale ragione strana, incredibile, assurda avremmo dovuto aprire mai quella porta? Non lo so, perché adesso forse, ragazzi, non ci resta che tornare indietro, anche perché tra l'altro non possiamo più andare da nessuna parte da qui, quindi non ci resta che tornare indietro, ma non potremo mai risalire la cascata comunque. Questo intanto è caduto di sotto, fatto sta che vedete, adesso non possiamo passare da qui, però forse dovremmo trovare un'altra strada. Comunque su per la cascata, ragazzi, non è possibile. Dove diavolacci dovrei andare? Cioè, spiegatemi. Qua quadra non cosa? La situazione è strana, però non so se da qui abbiamo lanciato la pallina, perché c'è un'altra piattaforma pensata apposta per Kel qua sopra. Altra battaglia, altri 2761 punti esperienza, ragazzi. E Kel sale al livello 32 assieme a Diro, quindi fantastico. Continua la nostra scalata, per cui vediamo... Sì, esatto, qua posso colpire questo. Sì, ma questo a che mi serve effettivamente? Cioè, se io non posso ritornare su dalle cascate, a che mi serve che mi apro queste porte di sotto? Niente, ragazzi, allora qui sembrerebbe non essere più possibile fare niente di che. Questi li posso buttare di sotto. Guardate qua, umani, sapete che noi ampri siamo forti abbastanza da resistere alla corrente della cascata? Guardate. Ecco. Fantastico, lui era l'eccezione, immagino. Beh, è la selezione naturale all'opera. Ehi, sai che ti dico? Ho appena avuto un'idea. Secondo me, se raduniamo abbastanza anfri, forse potremo riuscire a usarli per creare un ponte verso l'altra sponda. Ehi, non rubarmi l'idea. Ok, quindi comunque mi sa che è da qui che devo passare, perché se hanno proposto quest'idea vorrà dire che dobbiamo andare dall'altra parte. Ma radunare abbastanza anfri, quindi farli cadere praticamente in questa cascata gigante, questo intende? Vedete, questi qua che stanno col salvagente, cioè comunque non li posso spostare. Ehi, Anfri, ti va di raggiungere il tuo amico Anfri alla cascata? Ma certo che sì, pensavo che non me l'avresti mai chiesto. Ok, ok, c'è stato un piccolo cambio, ragazzi, di rotta. Per fortuna sembra che io abbia capito cosa devo fare, quindi è per questo che questi li abbiamo fatti cadere di sotto. Adesso ha un senso. Ti va di raggiungere il tuo amico Anfri? Certo, io amo costruire i ponti, quindi chissà se ne basteranno 4, forse se ne servono 5, non lo so, vediamo, perché così sarebbero 4. Va bene se fanno così anche tutti gli altri. Devo vedere se ce n'è qualcun altro, ragazzi, con il salvagente qui nelle vicinanze, vediamo, eh. Vediamo se di qua ce n'è qualcuno, infatti ce n'è uno. Chissà se sarà l'ultimo. Oh no, devo ancora badare al ponte. Quando è che si mangia qualcosa? Dovrebbe essere l'ultimo, almeno mi auguro. Non mi sembra di vederne altri di qua, quindi dovremmo esserci. Vediamo un po', ragazzi, se è stata la cosa giusta da fare. Ta-ta-ta. No, cavolo, ne manca uno. Greve, qua sotto l'abbiamo preso. Ah, eccolo, mannaggia. Era sfuggito alla mia vista. Intendi la grande cascata a sud? Va bene, facciamo a chi arriva prima. Guarda, fa come se avessi accettato la sfida. Va bene, qua c'è un'anguria che, ragazzi, che... Ah, ecco, l'anguria mimic. Ma questo direi assolutamente, ragazzi, di batterlo, perché ci dà tanti tanti punti esperienza. Ok, ci siamo, ragazzi. E 4000 punti. Wow, in una sola botta, ragazzi, fantastico. Meno male che ho avuto l'idea di passare di qua, che è tutto grasso che cola, ovviamente. Quindi, se queste care bolle di muco mi lasciano andare, direi che possiamo finalmente dirigerci verso la cascata e vedere di attraversare il ponte, che tra l'altro io non avevo manco notato, ragazzi, all'inizio. Se devo essere sincera, è stato proprio un caso che io sia tornata indietro. Ovviamente ne ho approfittato per risalvare la partita e adesso sì, possiamo passare. Fantastico. Grazie, ragazzi, siete stati fantastici. Senza il vostro aiuto sarei stata nella merda, diciamocelo. Frullato al melone da un'anguria, va bene, ha molto senso. Quindi procediamo finalmente e vediamo dove ci porta questo condotto. Anfri, ma che cazzo te stai a magnare? Direi che dobbiamo stare pure attenti, ragazzi, a non farci schiacciare. La cosa potrebbe essere pericolosa. Mamma mia, di tutto. Ciambelle, pizze, hot dog, cookies, tacos. Oddio, è terribile. Qua mi sa che siamo proprio al centro dello sto. Oddio, oddio, ragazzi, qua la questione si fa complicata. Io direi di muoverci. Ho visto pure delle patatine. Aia! Tua sorella, Anfri, io me ne vado, eh. Ciaone, chissà se è la strada giusta. Non lo so, ma direi di attraccare qua e colpire qualsiasi cosa io debba colpire. Uno, perché? Due,
Non so perché, ma vabbè, l'ho colpito di nuovo, forse non avrei dovuto. Cioè, non so cosa sto facendo, sinceramente. L'ho presa per il culo. Cioè, ma di che stiamo parlando? Io spero che non sia assolutamente necessario fare sta stronzata qua. Si gioca, abbinate tre per un premio. Per un premio? Cioè, io devo fare sto macello per avere un premio, che molto probabilmente sarà, non lo so. Sì, vabbè, raga. Ah, perché comunque mi sa che non tutti hanno sempre le stesse forme, quindi devo vedere. Cioè, potrei stare mezz'ora a fare solo questa cazzata qua, praticamente. Ok, ok, ecco, vedete? E poi cade il premio, fantastico, va bene, wow, ho fatto il giochino, vediamo un po' che premio ci hanno dato, spero che sia almeno una cosa recente. Pizza, va bene, dai, per la pizza si può fare, si può fare, posso accettarlo. Allora, vediamo un attimo di attraccare qua, questi si stanno a fare la vacanzetta, stanno a piè sole qua dentro, veramente fantastico. E tu chi sei? Che piscina invitante, ma questo non l'ho... Credo che l'idea non sia stata poi così buona, effettivamente. Va bene, come se non avessimo notato nulla. Allora, qua a destra non si può attraccare, ma possiamo scendere di qua. Mamma mia, tutta birra, signore e signori, fra i succhi gastrici, è una cosa meravigliosa. Ah, è bello spiaccicarli così questi. Via dalle palle, fateci passare. Mamma mia, è pazzesco, ragazzi, pensare che stiamo ancora cercando Dulcinea, tra l'altro. Appendice, allora, non ci avrei tenuto ad averla, sinceramente. Però, vabbè, la prenderemo. Là qua sopra non c'è niente, quindi non ci resta che attraccare qua. Io spero sia la zona giusta, ragazzi. È la zona giusta un cazzo, non posso andare da nessuna parte. Ah, posso tornare. Ah, perché ci stanno i succhi gastrici pure che riportano sopra. Davvero fantastico. Quindi evidentemente ho scelto la strada sbagliata, questo mi state a dire. Quindi dobbiamo stare tre ore. Devo stare tre ore a snuotazzare nei succhi gastrici. Una cosa bellissima, va bene. Qua c'è una lettera, ragazzi. Ok, manca a farci apposta. Ho fatto bene a passare di qua. Però non vorrei... Cioè, mi ha riportato nello stesso posto di prima, fammi capire. Sì, mi ha riportato nello stesso posto di prima. Cioè, ma che gioco stiamo giocando, scusate. Ah, forse devo ricreare il ponte. Devo ricreare il ponte anche qui, ragazzi. Guardate, tutti i miei amici mi hanno piantato in asso e sono andato a costruire un ponte. Ma gliela farò vedere, costruire un ponte ancora più grosso. Se vedete gli anfri galleggiare in giro, mandali da me. Quindi questa sarà un guaio, ragazzi, adesso. Perché trovarli tutti non è uno scherzo. Un ponte diretto, proprio quello, considera. L'ho fatto, ma qua ce ne vorranno tantissimi. Come trampolino, bla bla bla. Va bene, l'importante è che tu vada lì. Idem tu, per favore, vai a costruire il ponte, grazie. Io penso che ce ne manchino minimo 4, ragazzi. E rifare di nuovo tutto il giro della morte, praticamente, per cercare gli altri anfri. Va bene, ributtiamoci di sotto. Fatto sta che, allora, se non sbaglio, mi mancano al massimo un altro paio di strade dove non sono stata, Quindi devo vedere un attimo di prestare attenzione a dove sono andata prima, perché di qua devo andare di sotto. Eccone qua un altro, c'è un altro là sopra. Eccone un altro qua, c'è un altro pure qua in mezzo. Forse sono gli altri due che mi servono. Quindi probabilmente devo andare a destra. Anf. Apprezzerei molto se poteste finire in fretta. Senza fretta, ma credo di stare per sentirmi male. Lo so, Iro, è la stessa cosa che stavo pensando anch'io. Per questo l'ho chiamato giro della morte. Quindi andiamo a destra assolutamente. Quindi andiamo all'esterno assolutamente. Questi mi auguro siano gli ultimi due. Così sembrerebbe, non ne vedo altri in giro. Mi cerca di resistere, Iro, non vomitare sulla zattera, che lo spazio è già poco. Quindi finalmente il mio momento, vai anche tu, vai bro, vai fra, vai pure te, grazie. E vai pure te, grazie, va bene, non fate i ritrosi, ragazzi, muovetevi, che non è che ci abbiamo tanto tempo da perdere appresso a queste cagate. Ok, perfetto, ci sono tutti quanti, quindi adesso possiamo tranquillamente passare. Grazie ragazzi, come sempre, anche a voi per il vostro incredibile, fantastico contributo. Quindi vediamo di continuare. Comunque, raga, sto posto è gigantesco. E qua sopra che abbiamo dentro questa bella anguria? Coriandoli. Ok, direi di provare a mangiare anche quelli, tanto. Per cui passiamo finalmente anche da questa ennesima porta. Eccola qua, Dulcinea. Cielo, che fetore atroce qui dentro. Quanto ancora ci vorrà? Si dà il caso che il mio nasino sia molto sensibile.
Ti abituerai all'odore. Ora stai in silenzio, bambina. Sto lavorando. Ecco, ho finito. Oh, finalmente. Salve, mio perfetto spasimante. Su, svegliati. Non toccare il vetro, sciocca, rovinerai l'esperimento. Oh, quale sorpresa. Vediamolo un po'. Ma è uguale a lei, o sbaglio? Ma che è? Oddio, prevedo un disastro. Ma che cazzo è? Cos'è successo? Sa che oddio, eccolo. Oh mio Dio. Ma è uguale a lei? Ma che cazzo? Incredibile, l'esperimento è andato al di là delle mie più rosee aspettative. Guarda, bambina, il risultato è perfetto. Ammira. Una versione in tutto e per tutto perfetta di te. Ma io non sto capendo. Io pensavo che lei volesse uno spasimante, non un'altra versione di sé. Ma che vuol dire? Cioè, non capisco. Non mi piace. Cosa hai detto? Ho sentito bene. Ma tutto ciò che hai chiesto è oltre. Che sempliciotta. Nulla ha un grado di perfezione superiore al mio. Ma tu non puoi capire. Non sei altro che una ciarlatana. Ho sprecato anche troppo del mio tempo. Non starò qui un secondo di più. Oh, basta con queste sciocchezze. Sarai anche una cliente, ma hai superato ogni limite. Chi accidenti ti è cresciuta così? Mi dispiace, ma questo è uno spreco delle mie preziose energie. Ho faccende più importanti di cui occuparmi. Non osare andare via per prima. Sono io quella che deve andarsene infuriata. Ma cosa sto assistendo, ragazzi? Tra l'altro qua mo si ritorna direttamente qui. Quindi, cioè, mo un'altra volta dobbiamo trovare un'altra strada, che ovviamente è di qua. Oddio, e fare tutta un'altra incredibile manfrina per vedere Dulcinea che rompe i coglioni a qualcuno. No, dai, ragazzi, non merite questo, vi prego. Ah, qua parliamo addirittura di teletrasporto, ragazzi. Non so se qui è più moderna la situazione. Oh Gesù. Oh ciao Marina, sei di nuovo qui per derubarmi? Beh, non andrà come immagini, ho preparato qualcosa di speciale per te. Come sai sono molto impegnata, ma purtroppo sei sempre mia sorella dopo tutto. Ti darò accesso alla mia stanza, se saprai risolvere il mio regalino. Spero di vederti presto, cara, se sarai ancora viva, certo. Si vogliono un gran bene queste sorelle, veramente un gran bene, oh mio Dio. Ma che cazzo è sta roba? Tipo enigma, tema memorizzazione, difficoltà difficile. Vuoi attivare questo enigma? Non potrai sceglierne un altro finché non l'avrai risolto. Andiamo proprio bene, ragazzi. Adesso ci abbiamo pure a che fare con gli enigmi. Davvero fantastico. Vediamo un po' che cosa succede, ma gli enigmi non è che sono sempre tanto il mio forte, eh. Rosso, ok, allora. Vuoi tagliare il cavo blu? No. Cioè, perché dovrei tagliare un qualche cavo? Non capisco. Allora, intanto facciamo uno spuntino e salviamo, che non si sa mai. E adesso che andiamo di qua, oh mio Dio, cioè quante porte ci sono? Cerchio una linea, cerchio due linee, cerchio tre linee, un cerchio. E allora, e ci riporta qua, e ci riporta qua. Oh mio Dio, no, ci ha portato da un'altra parte. Ah, mi devo ricordare. Oddio, dove devo andare? Su, destra, sinistra. What the fuck? Ma che... Io, raga, non sto capendo niente. Finalmente una stanza senza una cascata, questa intensa luce bianca sarà perfetta per la mia abbronzatura. Sicuramente, siccome voi potete abbronzare, no? Che è successo adesso, per esempio? Ok, i miei amici sempre presenti alle mie spalle, ovviamente, ma io non ho capito un cazzo, ragazzi. Proprio parlando sinceramente. Cioè, vedete, allora, sto coso per me non ha un senso, per esempio. Ma che cazzo sta succedendo, ragazzi? Veramente, permettetemi di dire che è tutto molto incomprensibile per me. One eternity later. Allora, non so, ragazzi, io sto provando un attimo a ragionare. Allora, lì sulla macchina centrale ci sono dei cavi colorati. Cioè, aspettate un attimo, ho fatto caso adesso ad una roba. Allora, io quando entro qua la parete è blu.
quando vado avanti, che quindi è la strada giusta, è verde. Se vado ancora avanti è rossa. Mo lo sto notando. Cioè ragazzi, ma rendetevi conto, mannaggia santa, uno il colpo d'occhio su cosa lo deve buttare. Quindi blu, verde, rosso e sarà bianco ovviamente l'ultimo. Eh sì. Quindi forse ci indica l'ordine in cui tagliare i cavi. Questo proprio a indicare quanto a volte uno debba guardare pure l'ambiente circostante, perché io mica ci avevo fatto caso. Quindi sarebbe blu, verde, rosso, dimmi che è giusto, ti prego, e bianco. Oh, ok. Perfetto, va bene, va bene. Allora, primo enigma risolto, ragazzi. Oggi è incredibile. Oggi sto video va così, all'insegna dell'inseguimento di Dulcinea. Non si capisce perché, tra l'altro. Non sto capendo perché la stiamo ancora a inseguire. Difficoltà facile. Ah, il rosso era quello difficile. Attenzione. Quindi attiviamo l'enigma blu e vediamo un pochettino a livello facile come viene inteso qua. Che difficile, effettivamente era abbastanza complicato, cioè se uno appunto non c'è il colpo d'occhio e nota certi dettagli, quindi... Allora, qua ci sono... che sono bottoni questi? Ah sì, sono bottoni, ok, quindi chissà, sarà forse un ordine pure qua da seguire? Non lo so, allora vediamo un po'. Attività laboratorio in corso. Va bene, io direi di lasciarli lavorare in pace, sti poveracci. Questo qua che sta scrivendo su una lavagna enorme. Cosa ci potete raccontare di bello? Uno, che fai tu? Benvenuti visitatori, volete vedere qualcosa di notevole? Questo macchinario può realizzare il teletrasporto da remoto. Ah, aspetta, forse ci indica l'ordine. Grazie alle ultime tecnologie posso teletrasportare questa germotalpa dall'altra parte della griglia. Ammirate, vediamo. Allora, sinistra, cosa? Un errore? Qualcuno deve aver fatto casini col programma. Sarà stata di nuovo Molly. Crea sempre problemi. Quindi il primo è a sinistra, quindi uno infatti indica, quindi il primo è a sinistra, completamente a sinistra. Vediamo due, esperimento sul movimento di Humphrey attraverso Humphrey. Vediamo un po' anche l'esperimento numero due allora. Sinistra, siete pronti ragazzi? Sì, signor capitano! Oddio, quale sarà mo quello giusto? Quello di sotto, ok, io non vi dico cosa, a cosa assomiglia, mi dissocio assolutamente. Quindi alla sinistra, giù, questo cos'è? Una busta di patatine mezza mangiata, ma magnatevela voi. Allora, urg, che c'hai? Che c'hai? Che ti succede? Perché vi state così? Non vedete? Sono impegnato, mi faccia vedere l'esperimento. Ma ho bisogno di una mano, uno di voi potrebbe correre tra queste lastre di metallo per me? Voglio fare un test, perché voi consultate tra di voi e lo mettete i voti? Chiuderà Humphrey, ci va Aubrey, dai. Io, va bene, ma un brutto presentimento. Quindi era a sinistra, sotto. E cosa... Oddio, aia la fessa di Soreta. Ah, quello giusto è questo allora. Quindi sinistra, sotto, destra. Va bene. Di regola dovrebbe essere così. Minchia, ma le devo attivare tutte, ma siete bastardi, ma proprio bastardissimi. Ok, posso andarmene adesso, è finito l'esperimento? Sapevo che uno dei spuntoni era rotto, lo dovevo provare coi piedi miei. Ma tu guarda un po', se avessi una tazza di caffè ne berrei un sorso. Grazie per aver rischiato volontariamente la tua vita. Immagino che toccherà a me riparare tutto. Ah, te stai pure lamentando che devi rimettere tutto a posto. Quindi sinistra, sotto, destra, ragazzi. E l'ultimo. Ciao visitatori, dopo mesi e mesi di lavoro e sofferenza sono riuscito a completare il primo macchinario olografico per Humphrey. Sembrano veri, eh? Ne vado così fiero. Vediamo un po'. Ok, sarà quello vero, ovviamente. Quindi sinistra. Era sinistra, sotto, destra, su. Sinistra, sotto, destra, su. Spero di riuscire a ricordarmelo, ragazzi. Vediamo un po'. Ce la puoi fare, siamo al tuo fianco. Va bene, vado, allora. Sinistra, sotto, destra, su. Ok, bene, bene. Quindi era giusto così, fantastico. Anche il secondo enigma siamo riusciti a farlo. Quindi immagino che quello verde sarà a livello intermedio, una roba del genere, no? Mamma mia, regà, è lunga sta cosa, eh? Dai, tipo enigma, ok, difficoltà media. Attiviamo l'enigma. Vediamo se riusciremo a risolvere anche questo. Oh mio Dio, c'è solo un computer con un mouse. What the fuck? Che ce ne può fare con sto coso? Inserire la password? Assolutamente no. Quindi non ci resta che scoprire anche la password, ragazzi. Nel dubbio ho salvato la partita, che almeno due enigmi su tre sono riuscito a farli. Allora, qua c'è Sergio Mori. Cassetta delle lettere, utile portarsi davvero. Fa la tua magia, Hiro. Ah, è vero.
della tua assistenza per scambiare senso di marcia ai nastri. Questo, regà, si vedeva la discarica proprio all'inizio, eh. Persona gentile, fila via. Che strano, l'altra volta ha funzionato così bene. Non a parte, Tiro, probabilmente avrà qualche ingranaggio fuori posto. Dillo un po' più forte, mi raccomando, adesso sarà ancora più arrabbiato con noi. Ehi, Rottame, userai quei nastri trasportatori per noi, vero? Sgarbato, proprio come Molly. E ha funzionato, per una volta. La sgarbatezza di Kel funziona, non posso credere che abbia funzionato. Guarda un po', sembra che anch'io non manchi di fascino. Va bene, procedemus. Oddio, sti vermoni fanno abbastanza schifo. Direi un altro mimic, direi di approfittarne alla grande, signore e signori. Ok, fatto fuori subito. E questo mimic ci dà la bellezza di 6000 punti esperienza, ragazzi. E Momon mi sale a livello 33 insieme a Aubrey. Wow, 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 queste sono le soddisfazioni, le belle soddisfazioni. Allora, perché dovrei attivare sto affare? Allora, aspettate, dobbiamo vedere da dove usciamo con questo. Ok, perfetto, meno male, era giusto. Compiti, no, i compiti anche no, grazie. Quindi allora, mi sa che ci servirà Kel qui, ragazzi. Perfetto, cioè, oddio, a sto punto non so se serviva davvero Kel, ma facciamo finta di sì. Allora, mo dove ci ha portato? Oddio. Ehi, guardate, la telecamera ci sta riprendendo in diretta. Sorridete. Oh, ma come siamo carini. Che carini. Fa quasi venire voglia di avere una macchina fotografica. Su, non preoccuparti, ci sono un sacco di nostre foto, no? Abbiamo foto nostre. E dove? Però sono scattate quando meno ce l'aspettiamo. Di cosa stai parlando, Kel? C'è qualcosa di speciale nel vivere la vita di tutti i giorni. Ti comporti in modo strano. Ma lasciamo perdere. Probabilmente non è nulla. Continuiamo ad avanzare. Dobbiamo trovare la soluzione a questi enigmi. La bomba potrebbe esplodere da un momento all'altro. Ok, continuano ad avere, regà, sprazzi di ricordo un po' a caso, ma comunque la cosa non la ricollegano a Basil. Cioè, oddio, è una parola, farci strada fin qua sotto, mamma mia. Vai, Omori, squarciali tutti questi coni di merda, vai. Ok, forza, che ce l'abbiamo fatta. Richiamiamo Kel nel dubbio, quindi cambiamo il verso, perfetto. Quindi vediamo un attimino di procedere di qua. Anche questo lo dobbiamo attivare, quindi ci permetterà di andare ovviamente dall'altra parte. Perfetto. E quindi procedemus. Però prima... Oddio, no. A che mi serviva andare su quel coso del teletrasporto? Vabbè, non lo so, raga, ormai è andata. Andiamo di qua, vediamo un po' dove ci porta sta cosa, questo nastro. La musichetta è carinissima. Ma posso prenderla sta roba? Bella quell'ombra, va bene. Come non detto, io vado, eh. Io vo'. Sono alla ricerca di una incredibile password. È una presa per il culo. Cioè, mo mi devo rifare tutto il giro della Madonna. Perché forse mi sono saltata proprio quel nastro trasportatore che non mi dovevo saltare. Oddio, ragazzi. Oddio, oddio, santa pazienza. Ma di là c'era pure una lettera. Aspettate. C'è una lettera lì. Cazzo, l'ho vista adesso. Che palle, minchia. Ok, proviamo ad entrare qua. Vediamo. Ah, ecco, mi hanno riportato all'inizio. Ma quindi la password quale cavolo è? Scusate. Vabbè, intanto almeno sono riuscita. Ah, ma è chiusa. Ah, perfetto, Aubrey la può sfondare. Fantastico, fantastico. Meno male che almeno sono tornata di qua, ragazzi. Per caso ha voluto che io vedessi questa lettera, perché effettivamente prima non l'avevo proprio notata. Una V. Vediamo un po' se si apre qualche squarcio. Qualcosa. Sembrerebbe di no. Però io, ragazzi, continuo a rimanere perplessa. Non ho capito. Cioè, in tutto questo, no? La password, quale minchia è? Proviamo a parlare con sti cosi. Controllato prima di scrivere questa M, o avrei finito per scrivere un'altra B. Sarebbe stato imbarazzante. Meno male, ragazzi, che sono tornata qua. Deve essere un altro di quegli assurdi enigmi di Molly. Quella ragazza piace troppo spassarsela. Se si concentrasse potrebbe fare tantissimo per il bene del mondo. Sì, ma la password quale? Ah, oddio, ce l'hanno scritta dietro. Posto con quello alla tua destra. Intendo la destra tua. Persone qui di fronte a me. Non la destra di un ipotetico osservatore che ci guarda da uno schermo. Questo dettaglio è carinissimo. Quindi dovrebbe stare a sinistra praticamente. Di disporci in questo ordine. Almeno penso che l'ordine fosse questo. Quindi sarebbe B-O-O-M.
Boom. Ho finito per scrivere un'altra B, boob. Tetta. Va bene, ok. Prima, regà, non mi sono soffermata a parlare con loro. La password è boom. Ero rimasta un po' perplessa. Dopo anche questa piccola chicca, inseriamo la password. Boom, grazie. Ce l'abbiamo fatta a finire anche questi benedettissimi enigmi. E mi chiedo se sarà veramente la fine di sta cosa, perché ci siamo, possiamo finalmente procedere. Possiamo incontrare Dulcinea di nuovo, che rompe i coglioni di nuovo. Eccola qua. Oh, vediamo. Quanto tempo ci vorrà ancora? Non ho mica tutto il giorno. Il mio lavoro richiede pazienza. Ora zitta, cara, ho bisogno di concentrazione. Ci siamo adesso? Ho quasi finito, cara. Ecco, ho finito, finalmente. Vediamo un po' se riesce a crearli sto benedetto coso. La mia più grande invenzione è terminata. Sarebbe incredibile se uscisse uguale a Cap Space Boy, stavo per dire. Ma io continuo a non capire perché lo fanno uguale a lei. Parla, parla, mio magnifico robot. Tutto molto chiaro, direi. Davvero chiarissimo. Oh, direi che qualcosa non va. Deve esserci un problema nel codice. Tutto perché mi hai messo fretta. Invece che per amare, è stato programmato per uccidere. Ok, e te pareva. Non me di. Non dare la colpa a me, il robot è tuo. Grazie a te, le mie speranze di trovare il vero amore sono state infrante. Sono molto delusa, non starò qui un secondo di più. So tre volte che lo dici, rompipalle. Accidenti, che tipo problematica. Ma non è più un mio problema. Sto coso mi sa che sarà un nostro problema. Qualcosa mi dice, ecco. Ah, stavo per dimenticarmene. Quella ragazza deve ancora pagarmi. Devo acchiapparla prima che esca. Chiave melmosa, finalmente. La famosissima chiave melmosa. Adesso possiamo tornare da Humphrey, ragazzi. Mamma mia che sudata, regà. E mo che succede? Accidenti, cos'è tutto questo fracasso? Si vede che di sotto si stanno divertendo un sacco. Va bene, consegniamo la chiave melmosa ad Humphrey. Ovviamente sì, ci siamo fatti due coglioni grossi così appresso a Dulcinea per trovarla. Oh, una chiave melmosa. Oddio. Quindi, volevate andare di sotto, giusto? Temo di sì, ancora più in fondo. Ma dove finiremo? Nel suo ano? E mi dissocio. Cos'è sto posto? Cioè, dovrebbe essere la bocca. Questi sono dei denti. Cos'è? Cosa cacchio è? Spiegatemi, perché, regà, ripeto che sono davvero molto perplessa da tutto ciò. Cioè, tutta questa parte all'interno di Humphrey, inseguire di nuovo Dulcinea, eccetera. Perché? A che ci serve? Questo non è ovviamente, ragazzi, per criticare, però voi lo sapete che io sono una persona sincera, quindi quando qualcosa mi crea un pochettino di disappunto, io ve lo dico, nel senso, mi crea un po' di disappunto tutto sto tempo a fare queste cose, perché? A che pro? Vediamo se avremo una risposta in qualche modo. Quindi procediamo di qua. Quanti cacchio di denti ha Humphrey? E poi perché qui? Ancora più in fondo. Eccola qua. Oh shit. Ferma lì. Non puoi ancora andare via, bambina. Vogliamo solo venire pagate, cara. Non vedi che Marina si sta innervosendo? Dove sono i miei soldi, signorinella? Sgancia la grana. Accidenti, sono Dulcinea e quelle streghe del mare. Meglio non venire coinvolti in questo macello. Scappiamo. Fermi lì, bambini. Sono tenuta a correggervi poiché siete in errore. Noi non siamo streghe, ma seguaci della scienza. Si tratta di un errore comune, purtroppo. Gli umani temono ciò che non capiscono. E poi, credo di sapere perché ci scambiano per streghe. Ehi, perché guardi me? Detto questo, abbiamo un problema più grave di cui occuparci. Esatto, dove pensi di andare, Dulcinea cara? Ci devi un gran bel mucchio di vongole. Come se tre plebee come voi fossero degni dei miei soldi. Vi ho chiesto solo la mia anima gemella. Avete trovato tre modi diversi di deludermi. Se proprio volete le vostre stupide vongole, fate saldare il conto a quei bambini. Che? Ma tu guarda sta stronza. Dove pensi di andare? Humphrey, fermala subito. Dimmi che l'hai incastrata in qualche maniera melmosa e disgustosa, te prego.
Yoho, sono qui per informarvi che Dulcinea è stata eliminata. What? Sono contento che me lo abbiate chiesto. Di questo passo non sarei riuscita a trattenermi e l'avrei fatto comunque. Inoltre, forse non vi sorprenderà, ma Dulcinea aveva esattamente 0 vongole con sé. 0! Nemmeno una! Il che è un gran bel problema, visto che mi sta venendo fame. Quella meretrice ci ha tradite. Lo sapevo che non dovevamo fidarci. Beh, non saltiamo alle conclusioni. Prima ha detto che i bambini avrebbero saldato il conto. Sì, ma lo sapete che quella non ci stava con la testa o no? Poi che c'entriamo noi, scusa? Perché dovremmo saldare noi il conto suo? Cioè, ma di che stiamo a parlare? Ah, è vero, se è così alla fine ha pagato i suoi debiti. Da che parte possiamo iniziare a venderli? Non essere violenta, Marina. Sicuramente intendeva che i bambini ci avrebbero pagate, non che potevamo venderli. Bene, cari. Ora, da bravi, consegnateci la vostra borsa colma di vongole. Eh? Quindi ecco, dunque, a questo proposito, solo per curiosità, quanti soldi vi doveva? Dunque, vediamo. La consulenza, l'organizzazione, la preparazione e l'ispezione, poi per il servizio, il costo dei materiali, la garanzia, le tasse di smaltimento, imballaggio e trasporto, la mancia, la penale, i danni, gli interessi. Parliamo di un totale di... Voi state vaneggiando, 1 milione di vongole. 1 milione di vongole. Non abbiamo cifre simili. Oh? Ma che pensavate? Cioè, beh, è davvero un gran peccato. Humphrey, chiudi le uscite. No, regà, me posso sparare. Siete sfortunati, bambini. Siete entrati nella balena sbagliata. Qualcuno deve pagare per tutto questo. Situazioni estreme richiedono soluzioni estreme. Siete d'accordo con me, sorelle? Oh, lui è troppo carino per venderlo, non trovi, Molly? A me piace quello silenzioso, sarebbe un animaletto perfetto. Non osare toccarlo, lasciateci andare, non abbiamo fatto nulla di male. Oh, che tipa vivace, è perfetta per te, Marina. Beh, allora ne rimane uno solo da vendere. Ehi, lasciatemi andare! Se non potete pagarci in vongole, allora lo farete con i suoi arti. Kel, no! Lasciatemi andare! Fatemi scendere, fatemi scendere! Ah! Ma che diamine, mi ha morso! Oh, non agitarti, Marina. Ti ha solo dato un morsetto. La pagherai, mocciosetto! Accidenti, hai fatto innervosire Marina. A quanto pare la nostra piccola preda ha i denti aguzzi. Amici, sembra che dovremo combattere per fuggire da questo posto. Ma dai, chi l'avrebbe mai detto? Oh, quindi volete combattere? È davvero tanto che non vado a caccia. Sì, sembra che le nostre prede vadano disciplinate. Dobbiamo insegnare le buone maniere a voi bambini disobbedienti. Certo che ne avete di pretese per essere delle prede. Non volete essere venduti, non volete farci da animaletti. Dovreste imparare a stare al vostro posto. Beh, non importa. Per noi non cambia nulla. C'è sempre un'altra opzione. Visto che volete fare resistenza, non ci resta davvero altra scelta. Temo che dovremo... farvi a pezzettini. Ecco qua. Bella Madonna! Ok, oddio, ecco. Se fate quelle facce... stavo per dire, c'è un non so che di sexy, ma... mi rimangio quello che ho detto. Mo son cazzi amari davvero, ragazzi. Cioè, 3 nemici in uno. Ma stiamo scherzando? Allora, non me le fa colpire singolarmente. Ovviamente le considera uno solo. Però è brutta la cosa, ragazzi. Veramente brutta. Non so se sarò all'altezza. Io spero sinceramente di sì. Pure il fatto di essere avanzata un po' di livello. Ai 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 ai, che danno. Incrociamo ovviamente tutto l'incrociabile, ragazzi. E vediamo un pochettino che succede. Continuiamo a colpire. Ai 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 ai. Che botta. Forza, forza, forza. Io direi di far provare un po' di ira a tutti, visto che ci siamo. Via di fast food su Omori. Vediamo se l'ira può servire a qualcosa. Vediamo. Magari ci aumenta... un pochettino l'attacco di tutti.
Avanti così. Forse non è stata una cattiva idea. Voi bambini siete più resistenti del previsto. Sapete cosa significa? È il momento di fare sul serio. Mi sto divertendo un sacco. Aiuto, no, cazzo, hanno provato ira pure loro. Ma giusto adesso che ho deciso di fare sta cosa. Spero che non riattacchino giusto lui. Motosega. What the fuck. Oddio. Quasi mi ammazzano Kel. Ste tre stronzette. Intanto curiamo di nuovo. Curiamo Omori, meno male. Abbiamo fatto in tempo di fare fast food su Kel. Intanto di restituirgliene un po', ma fare subito, perché comunque non posso rischiare che uno di loro perda la vita. Ehi Menusa, stai pensando ciò a cui penso io? Sì sorella, è il momento di cambiare le carte in tavola. State tranquilli bambini, non farà male. Oddio, che sta succedendo? No! Ma questa è una bastardata terribile, ragazzi! Cioè, hanno scambiato cuore e succo! Ma questa è una bastardata assurda! Allora, resuscitiamo assolutamente Aubrey, perché adesso potremmo usare tipo il super mega iperattacco, ma comunque non so se Omori durerà fino al prossimo attacco, ragazzi, sinceramente. Motosega, niente, è andato pure Kel, ragazzi. Oh, non è destino che io possa usare questo cavolo d'attacco incredibile. Mi serve assolutamente, ragazzi, uno snack. Devo usare succo d'ananas su Omori. Avanti di nuovo di lancio caricato e marmellata artigianale su Kel. No, cazzo. Ho ripristinato il succo, non il cuore. Ma porca di quella vacca, regà. Perché mi sono ripristinato il succo? Me volevo ripristinare il cuore. Niente, usiamo ramen e avanti ancora di lancio caricato. La vedo dura, ragazzi. La vedo male. Di nuovo, niente, sono di nuovo un po' in mano a Cristo. Vediamo quanto ancora riesco a tirare avanti, ma è brutta la situazione, ragazzi. Usiamo conservita su Hiro. Avanti ancora di lancio caricato. Che comunque Hiro c'ha l'abilità di curare e Aubrey non so se sopravviverà. Ok. È l'unica che intanto sta continuando a massulare. No. Io non ho capito cosa cazzo sia successo, ma è stato assolutamente terribile. Resuscitano tutti i toast amici. Questo non è male, ragazzi. Quindi ancora lancia ste cazzo di bottiglie. No, resistete, ragazzi, vi prego. Ok, allora vediamo se riusciamo a riprenderci, ragazzi. Vediamo se riusciamo a riprenderci. Intanto loro recuperano la vita. Adesso però non me lo fa usare comunque il super mega iperattacco. Forse perché non hanno succo, non lo so. Fatto sta che non è che gli è rimasto poi tanto. Però devo, ragazzi, recuperare succo a tutti quanti, perché così non si va da nessuna parte. Quindi andiamo di rimbalzo e curare Aubrey. Proviamo a curare Aubrey. Vediamo un po', ragazzi, se riesco a cavarmela comunque. Ma è stato assurdo quello che è successo. È totalmente inaspettato. Avanti, su. Perfetto, ok. Recuperano tutti quanti un po' di succo, ragazzi. Hiro cura Aubrey un pochettino. Comunque, super attacco, mi sa che non è ancora disponibile, ragazzi. C'è sta poco da fa. Ok, recuperiamo un pochettino di cuore, ragazzi. Su Kel subito, perché era quello più in mano a Cristo. Tutti quanti recuperano cuore. Che cavolo. Allora, quando lanciano ste bottiglie è tremendo, veramente tremendo. Ma so che ce la possiamo ancora fare. Dai ragazze, forza, forza ragazzi, dai. Ce la possiamo fare. Quanto gli manca? Non manca loro moltissimo. Bella boss fight, ragazzi, impegnativa, ma ce la possiamo fare. Resisti Aubrey. Vediamo ragazzi. Ditemi che ci siamo. Quanto gli manca? Oddio, gli manca pochissimo, ragazzi. Avanti di attacco. Lancio caricato, rimbalzo e fast food su Aubrey. Forza, resistete, ragazzi. Dovremmo avercela fatta, signori e signori. Dovremmo esserci. Allora, so che avrei dovuto, ragazzi, gestire forse meglio le emozioni, però ditemi che ci siamo. Voi bambini siete molto più forti del previsto. Se dobbiamo fare tutta questa fatica, non ne vale la pena.
Che problema, cosa daremo da mangiare a Humphrey adesso? Sì, ragazzi! Sì! 9000 punti esperienza, 999 vongole e portiamo a casa anche questa boss fight, ragazzi. Livello 34, livello 33 per Kelly e Hiro. Ormai siamo vicino al livello 35. Qualcuno di voi mi aveva scritto che col 35 dovremmo essere in grado di sconfiggere tutti i boss restanti. Dannazione, ma che ci è preso? Battery dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Basta con la caccia. Non ho più l'età per queste sciocchezze. Mi limiterò alla ricerca d'ora in poi. In effetti, care, non siamo più giovani come un tempo. Se solo avessimo 200 anni di meno. Mazza, quanti anni ci avete? Non vorrei farvi preoccupare, ma temo che il mio appetito si stia facendo famelico. Va bene, Humphrey, tranquillo, ci pensiamo noi. Ma l'idea di Humphrey un po' di vongole da mangiare. Ma l'ho fatto io l'ultima volta e poi ho speso tutte le mie vongole per il software dell'ultimo lavoro. Mi sta venendo fame! Va bene, capisco, puoi pensarci tu, Medusa? A dire il vero, non pensavo di dover sfamare di nuovo Humphrey a breve. Non era il tuo turno di occupartene, Marina? Oh, ne sei sicura? Avrei giurato che toccasse a Molly. Sono certa che fosse il turno di Medusa. Corpo di mille balene, sembra che vi trovate in una brutta situazione. Se non potete sfamarvi, non mi resta che servirmi da solo. Io direi di squagliarcela, ragazzi. Spero ci facciano scappare. No, i miei mobili! Cosa facciamo adesso? Humphrey digerirà tutto. Forse è il caso di prepararci a fuggire? Mi sa proprio di sì. Abbiamo consumato già un sacco di energia. Inizio a temere che sia davvero finita. Noi possiamo andare? Yo-ho! Ah! Amo il pesce. Che buone! Humphrey è fuori controllo. Come facciamo ad uscire di qui? Restate calmi, cerchiamo un'uscita. Ok, oddio. Oddio, raga, se le mangiate in un sol boccone. Non era molto difficile effettivamente, ma io direi veramente di... La porta è chiusa. Ma è una presa per il culo. Allora, qua la situazione è greve, ragazzi. Veramente greve. Possiamo scappare e andarcene. Io non voglio morire così. Pure qua la porta è chiusa. Fateci passare, mannaggia la miseria. Facci passare, Humphrey della minchia. Minchia, continuerò a colpirti fino a quando non riesco a uscire da qui, Non mi interessa di quello che farai e che dirai. Amici miei, permettetemi di dirvi che oggi avete un aspetto delizioso. Humphrey, fermati, non hai già mangiato abbastanza? Prometto che ti sfameremo più tardi. Perché? Potete sfamarmi anche subito? Dovete solo lasciarvi divorare. È l'ora della pappa, l'ora della pappa, l'ora di finire tutti nella mia pancia. Non ci mangiare, Humphrey, non possiamo morire così. È un po' troppo tardi per dirlo, non trovi? Avreste dovuto pensarci prima di entrare nella mia bocca. Niente da fare, ragazzi, non credo che ci sia una via di uscita. Non parlare così, Hiro. Sì, non può finire così. Opporre resistenza è inutile, bambini, è proprio vero. Cucinarsi pasti da soli dà maggiori soddisfazioni. Dunque, restate pure lì. I preparativi sono stati ultimati. La cena è servita e voi siete il piatto principale. Io non ho parole, ragazzi. Io non immaginavo che il video di oggi sarebbe durato così tanto, ragazzi. Non lo immaginavo. E sembrano anche abbastanza resistenti queste teste di cazzo. Mo' permettetemi di dirlo. Mamma mia. Io vi chiedo scusa, ragazzi, in anticipo per la durata di questo video, ma veramente non avevo la minima idea. Madonna, raga, qua ci posso mettere 3 anni. Scontro finale appena all'inizio. Saprete vincere contro i nostri supplizi? Andiamo bene, ragazzi, qua. Mamma mia, diventa sempre più schifoso. Dio santissimo.
Allora, vediamo un pochettino. Qua abbiamo di nuovo la barra 10, ragazzi, ma... Ecco. Ovviamente adesso Kel è diventato un toast. Sempre puntuale, puntualissimo, assolutamente. Andiamo di... Lacerazione, ragazzi, io, cioè, la vedo triste, questa situazione è veramente triste, cioè, come vedo triste la durata di questo video oggi, perché è completamente inaspettato, ragazzi, abbiamo perso veramente un sacco di tempo dentro Anfri alla ricerca di Dulcinea, e poi, boom, la barra che comunque non mi permette di usarla, ragazzi, cioè, ci sta poco da fare, usiamo fast food su Kel, anche se... Io non so se ce la faremo, ragazzi. Cioè, mettono boss fight una appresso all'altra. È una cosa pazzesca questa. Ok, recuperato di nuovo del succo. Qualcuno sta per rimetterci le penne. Però continuiamo ad attaccare, ragazzi. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ci sarà un'altra fase anche di questa boss fight? Non lo so. Non lo so, ha detto appena l'inizio. Cioè, andiamo proprio bene, ragazzi, qua, Madonna santa, l'ho appena curata, stronzo di merda. Ok, scaglia l'energia, finalmente. È arrivato il momento di usarla, ragazzi. Vediamo un pochettino di far fuori sto stronzo rosa. Finalmente ho potuto usare sto benedetto attacco. Vediamo il delirio che si scatena. 1000 punti di danno, togliti dal cazzo. Sta per farsi tutto puzzolente. Proprio allora è finito il mio ventre. Non è ancora. Ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, tra l'altro l'ennesima boss fight che ha tutte queste fasi. Cioè, è una cosa... È una cosa pazzesca, ragazzi. Veramente pazzesca, lasciatemelo dire. Ci metterò 3 anni. Raga, sto video durerà 1 ora e mezza. Io sono veramente senza parole. Non so che dire. A saperlo, il super attacco me lo tenevo per adesso. Mannaggia la miseria. Non conta se sei veloce o lento. Più ti agiti, più sprofondi dentro. Anfri ingoia tutti. Ancora. Madonna santa, ancora più in fondo. Ma che è? Oh! Madonna, resistete, ragazzi, vi prego. Resistete. Cioè, regà, non posso fare un cazzo. Non posso fare. Non c'ho manco più succo. Cioè, è il delirio. Sono... Rilassatevi, non vi dovete preoccupare. Omori, sbaglio, fai fatica a respirare. Ancora. No, che, Hiro mi sa che è andato, ci abbandonerà. Porca miseriaccia, raga, è terribile, cioè assolutamente terribile. Tutto ciò, lasciatemelo dire. Ok, usiamo sta benedetta pizza, ragazzi, pure su tutti, perché la situazione è abbastanza drammatica qui. E dobbiamo vedere un attimo di... Di calmarci e vedere cosa possiamo fare. Oddio, a cucinare la carne ci si diverte un botto. Vuoi essere al sangue medio cotto o ben cotto? No, voglio essere tu sorella. Mannaggia alla miseriaccia, mannaggia. Ancora, un'altra volta. Adesso possiamo riusare il super mega iper attacco. Vi prego, ditemi di sì. Cioè, raga, è terribile. Vediamo se ci permetterà di riusare il super mega iper attacco. Anche se forse ci devono essere proprio condizioni specifiche. Comunque la situazione si fa sempre più buia, ragazzi, è una mia impressione. Non so se è una mia impressione, ma smetti di resistere, amico fraterno. Non c'è fuga da questo ciclo eterno. Cioè, ma come facciamo ad andare sempre più in fondo? Ma quanti strati ha questo stronzo? Mamma mia, ragazzi, cioè, è spaventoso. Facciamo così e facciamo così. Ok, abbiamo restituito un po' di succo a Hiro, ragazzi, che comunque è utile. E dai, è ancora più in fondo. Non serve opporsi, ignoranza e salvezza. Quante volte dovremmo ripetere? Ma io non vorrei ripetere, sei te che continui a rompere il cazzo. Ormai ci ho ingoiato talmente tante volte che... Cioè, non ci senti manco più, capito? Niente, il super attacco, regà, è un optional. Insomma, quando gli va praticamente.
Mi chiedo quando finirà questo strazio. Mamma mia, ragazzi. Allora, ragazzi, in questo esatto momento non vedete la mia facecam perché è finita la memoria nella macchinetta. Questo per farvi capire da quanto tempo, ragazzi, sto registrando. Non conta se sei veloce o lento, più ti agiti, più sprofondi dentro. Ancora. E ancora. E dai. Mamma mia, ragazzi, cioè, ma è esasperante sta roba, lasciatemelo dire, è veramente esasperante, ma quando cazzo muore? È assurdo tutto ciò, è assolutamente assurdo, ragazzi. Cioè, io non so cosa dire. Veramente non so cosa dire, ragazzi, a riguardo. Cioè, non mi aspettavo una cosa del genere e sono dispiaciuta che il video durerà veramente un'eternità, questo sì. E dai, ancora, e dai, ancora. Rilassatevi, non vi dovete preoccupare. Umori, sbaglio, ancora, ancora. Le solite frasi, ormai ci ho ingoiato talmente tante volte, ragazzi, che non sa manco più che altro cazzo dire. Sto maledetto stronzo. E sta barra a 10 che non ci permette di fan cazzo. Mi sto alterando, ragazzi, Io vi chiedo scusa, ma è abbastanza snervante la cosa. Per quanto riguarda il super attacco, ragazzi, veramente non so se sbaglio io qualcosa o perché non mi permette di usarlo. Sì, va bene, sì, lo so, niente, mi sa che qualcuno ci rimetterà la pelle adesso. Molto probabilmente sarà Hiro. E infatti, te pareva. Ma porca di quella miseria, ragazzi. Che strazio, che strazio, che strazio. Vedete, la scaglia l'energia non me lo fa. Ah, perché adesso mi ha detto di poterlo usare quando mi è morto Hiro. Ma allora sei stronzo. Cioè, ragazzi, dai, io non ho parole. Non ho parole. Mi ha proposto adesso di farlo, adesso che Hiro è morto. È inutile. Come possiamo uscire di qui se Humphrey continua a inghiottirci? Omori, ho paura. Come siamo finiti in questa situazione? Non preoccuparti, Aubrey, ce la faremo. Abbiamo superato tante situazioni come questa. Sì, non possiamo arrenderci ora. Deve esserci una via d'uscita. Ok. Oddio, ragazzi. Cioè, allora, il panico più totale, perché qua io non vedo per salvare. Non vedo salvataggi. Andate da qualche parte? No, vabbè, raga, ma di che stiamo parlando? Ma di cosa cazzo stiamo parlando? Io non ho parole, raga. Sono abbastanza adirata in questo esatto momento. Ha vinto, era ora, porco due. 10.000 punti esperienza, era ora. Ok, ragazzi, dovrei esserci almeno per chiudere il video. Quindi 10.000 punti esperienza dopo tutto questo delirio. Quindi livello 34 per tutti. Manco con 10.000, amore, è arrivato al 35. Quindi penso che abbiamo detto tutto. E spero che adesso sta storia finisca, raga. Perché, cioè, è stata infinita, È stata veramente infinita. Cioè, una roba assurda. Possiamo stare qua 3 ore. Ci ha inghiottito tipo 10 volte. Ah, e ci regala pure 2 lettere. Blah. È più difficile previsto da mandar giù. Ah, improvvisamente ho tanto sonno. Penso che farò un pisolino. Sì, va, vaffanculo, va, Humphrey. E ci ha creato abbastanza disagio. Accidenti, ci è mancato poco. Sì, ma è sottovalutare uno stomaco affamato. Che paura. Ma sapete, almeno ne siamo usciti tutti insieme. Quindi cosa volete fare adesso? Non saprei, stavamo cercando qualcosa, vero? Un momento, Hiro non aveva detto la stessa cosa. Sì, stavamo cercando Dulcinea, ma la situazione sembra essersi risolta da sola. Sono certa che ci fosse qualcos'altro. Aubrey, ti preoccupi sempre per nulla e dai, impara a rilassarti e divertirti. Immagino che tu abbia ragione, preoccuparmi sempre è così stancante. Wow, io mo voglio trovare un cazzo di gestino a picnic. Mancano 4 tasti, se me lo scrivi così, guarda, veramente. Allora, già dopo tutto quello che abbiamo passato oggi, mi rincuora veramente tantissimo. Ok, guardiamo negli squarci. Madonna santa.
Oddio, aveva chiesto di entrarci, non di guardarci. Oh, porca di quella miseria. Mi passa la voglia di guardare dentro sti squarci, Madonna santa, datemi un picnic, vi prego. Ok, ragazzi. Adesso posso tirare un sospiro di sollievo, mamma mia, oggi è stata una cosa assolutamente assurda. Veramente assurda. Non mi aspettavo che oggi saremmo stati così tanto, ragazzi, veramente, cioè, poi te sparano una boss fight dopo l'altra e non puoi fare nulla comunque, perché non è che me posso fermare nel bel mezzo. E tutta sta storia dell'inseguire Dulcinea, ragazzi, ve devo dire sinceramente, mi ha un po' rotto le palle. Se proprio ve la devo dire tutta, perché non vedo il senso. Non ne vedo il senso. Cosa minchia c'entra con la ricerca di Basil? Ok, ragazzi, se lo stanno dimenticando, se lo sono scordati. Però potevano puntare su sta cosa, ma non allungando così tanto quest'altra storia, ragazzi. Cioè, dentro Anfri, ma ci siamo stati 3 anni. Cioè, è stata una cosa assurda. Io non so che altro dire, ragazzi. Sono ancora tanto perplessa, vi dico sinceramente. Come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!